Io vorrei parlare della radice del problema, perché non è un problema che c'è soltanto oggi in quella situazione qua, ma è qualcosa alla radice che riguarda il cambiamento culturale e antropologico dell'essere umano. In Italia, io parlo dell'Italia, però applicabile nel mondo, perché nel mondo è successo fine dell'Ottocento, in Italia questo fenomeno di cambiamento dell'essere umano è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale nei 50. Diciamo che dal 61 in particolare al 75 è successo questo cambiamento. Quindi diciamo che il pensiero che esprimerò stasera è molto collegato, diciamo che è preso in gran parte da quello di Pasolini, di Carmelo Bene, di Ivan Illich e di anche altri autori come Schopenhauer. Quindi io non ho un flusso mio di ragionamento che prende ispirazione, però non ho niente di scritto di fisso, soltanto qualche frase da ogni tanto da citare. La diapositiva, che questa era la mia tesina della maturità, che è stato il motivo per cui non ho preso 100 lode, ma c'è scritto il conformismo come macelleria spirituale della libertà. Ok. Com'è macelleria spirituale della libertà? Sì. Questo io avevo la media del 9,7, avevo preso il massimo montesimo, ho dato 100, non 100 lode, perché ho usato dire che Pasolini propone una rivalutazione del fascismo rispetto alla democrazia. A questo punto la professoressa di filosofia è impazzita, ha detto: come ti permetti, non puoi dire questa cosa. E ha detto: ma lei mi deve per dire come si permette lei di non guardare Pasolini. Io non sono quella là. No, vabbè. Guardare me, io non faccio niente. Però io ci tengo a precisare un'altra cosa, che appunto io non sto seduto perché non accetto la modalità manipolatoria dell'istruzione, ma voglio una modalità conviviale, quindi a me non è una lezione, ma voi mi potete interrompere in qualsiasi momento, ma a me non è maleducato se voi improvvisamente mi sto parlando mi interrompete. Sì, appena interrotto da solo, esatto, ottimo. Perché voglio che ma sia voi togliela la serie. Io sto solo in piedi perché riesco a pensare meglio, non perché voglio stare sui domanda, perché non fare. Vuoi togliere la sedia? No, ti voglio dire. Ecco. Perché penso meglio in piedi, ma in realtà sono al vostro stesso livello e potete in ogni momento interferire. Sì, e poi quello lì piano di vice, nel senso. Sì, sì. Vai tranquillo, vecchio. No, l'ultima cosa, quello che dico. Allora, io devo parlare di questi autori. Questi autori erano altamente provocatori, quindi non crediate di non sentirvi a disagio per quello che dirò, e non crediate che non sia provocatorio, perché altrimenti non ho niente neanche. Vai. Anche perché quello che dico. Basta premesse! No, aspetta, l'ultima cosa. Perché non basta il capire, cioè quando mi dice no, ma hai ragione, capisco, comprendo, ma la realtà non si può cambiare. Non basta il capire, perché il capire vuol dire essere imparziali, comprendere. Il capire senza agire vuol dire essere imparziali e indifferenti, quindi l'indifferenza, quindi è la cosa peggiore che si può dare. Quindi o non capite, oppure se capite dovete per forza agire. Infatti le prossime volte che parlerò darò delle soluzioni concrete, che alla fine è un tornare indietro, però essendo consapevoli di tutto questo manipolazione dell'essere umano che c'è stata. Allora partiamo in questa maniera qua. Vabbè, qui c'erano delle frasi di Freud praticamente, di Kennedy, che adesso non si leggono, ma sono solo dei riferimenti così, perché cosa succede? In Italia c'è sempre stato, diciamo, nella corsa della storia, il potere ha avuto delle fasi. Diciamo che nell'antichità fino, diciamo, si può dire fino al 1950, si può dire, fino alla fine del fascismo, in Italia il potere che c'è stato per tutto il mondo era la divinità. Vabbè, prima c'era quella pagana, poi a un certo punto è arrivato la fede cattolica, però da tanti dei si è passato uno. Comunque la divinità diciamo era un mondo che era cattolico, era cattolico, aveva una deriva confessionale, quindi l'autorità che dava delle regole, ma al di là di quello, l'essere umano manteneva la propria natura, la propria individualità e rimaneva essere umano. A un certo punto invece, cosa è successo? È successo che un potere, un nuovo tipo di potere, per esempio Pasolini fa questo ragionamento. Lui parla di... lui era comunista, ma in realtà non andava d'accordo neanche con i comunisti. Perché aveva una capacità di analizzare, una sua sensibilità molto particolare, tale per cui vedeva le contraddizioni nelle cose e non è mai stato capito. Poi c'era anche il discorso che era omosessuale, quindi il fatto che fosse omosessuale in un periodo, diciamo, in un momento della società
dove questa cosa non era accettata. Infatti anche le sue affermazioni sull'eterosessualità fanno un po' ridere vederle oggi, perché lui si scaglia contro l'eterosessuale, ma se tu lo pensate all'epoca, lui si scaglia perché la coppia eterosessuale era quella conformista, quindi lui aveva questa paura molto forte che il sistema, il potere volesse far prevalere quel tipo di sessualità per poi controllarlo meglio. E poi in realtà cosa è successo? È successo che la sessualità alternativa è diventata quasi in certi momenti una moda, e poi è diventato per l'industria un maggior profitto. Lui aveva paura che lo sviluppo della coppia. Sì, perché mentre prima si vendeva un prodotto solo per la coppia eterosessuale, adesso c'è quello per la coppia eterosessuale, c'è quello per la coppia gay, c'è quello. Quindi lo sviluppo industriale non ha fatto altro che trarre beneficio. Infatti, quello che lui dice è che noi siamo nel momento di massima tolleranza a livello teorico, ma in realtà non c'è mai stata così tanta intolleranza, perché il processo di base che tutti devono accettare è l'essere consumisti. Cioè, noi ci fanno credere che uno può fare quello che vuole della propria vita, può essere libero di fare, di studiare, di amare chi vuole, di vivere come vuole, ma non è affatto vero così. C'è una grande manipolazione sotto, che è quella dell'essere consumista. Se uno dice io non voglio essere consumista, voglio vivere in maniera alternativa, uscire dal consumismo, non hai nessun diritto, è come se non esiste, non puoi vivere. Quindi è quella la grave, è questa la forma di potere sottola, che attraverso la tolleranza, attraverso le conquiste che ci hanno fatto credere, perché è finito il fascismo, la politica, la società si è voluta emancipare, appunto l'emancipazione femminile, ed è l'emancipazione femminile è una cosa buona, ma il problema è che è avvenuta in un periodo storico dove tutto il resto è degradato. Cioè, mentre prima c'erano dei valori e l'autorità imponeva, ma imponeva esternamente, senza manipolare internamente l'identità delle persone, appena è finito il fascismo, i ragazzi sono tornati a essere quello che erano, erano contadini, sono tornati ad essere contadini. A un certo punto cosa è successo? È arrivata la società dei consumi, il boom, e è cominciata una manipolazione nella coscienza. Nella coscienza che, mentre nel fascismo, quando, finito diciamo, la ritualità fascista, diciamo, il marciare piuttosto che l'obbedire, nel proprio privato, ognuno era quello che era, adesso anche noi, nell'entusiasmo, nell'amore, nella rivoluzione, ci comportiamo come il potere vuole, cioè siamo manipolati a livello proprio, appunto tale che Pasolini dice non esistono più esseri umani, ma esistono soltanto strane macchine che sbattono l'una contro l'altra. Perché così io stasera ho avuto esperienza, ero qua, stavo parcheggiando, faccio anche degli esempi concreti, mi sono trovato in un vicolo qua, ero anche in ritardo, una persona è andata avanti, non ha messo nessuna freccia, c'era un posto, io mi sono infilato prima di lui, ecco, la macchina più piccola della sua, e ci stavo, invece lui non ci stava, ma la freccia l'ha messa dopo, e aveva bisogno di far manovra, allora ho cominciato a guardarmi, pretendeva che invece andassi via. Io ho detto, lui mi guardava, più incazzato, io gli ho detto, si deve spostare lei, io ho detto, scusi, ma c'è una legge che stabilisce che è la priorità di un parcheggio? Lei aveva la macchina grossa, è andata avanti, non ha messo neanche la messa dopo, sono arrivato prima io, se lei mi trova la legge, ma il senso civico lo dice, e giustamente lei, ma il senso civico vale anche per lei, nel senso, io dovrei tornare indietro, c'era già la coda, non c'è nessuna legge, allora lui è andato avanti, sono incazzato, però io a un certo punto ho detto, sì, sì, mi comporto così, sono una macchina che sbatte contro un'altra macchina. E quindi cosa ho fatto? Cioè, nel senso, io sto vivendo come consumista nel fracasso cittadino, nella frenesia, dove ci odiamo tutti, l'uno contro l'altro, tutti per prevaricare l'altro solo per dei soldi, per delle cose assurde. Allora, alla fine, lui se n'era già andato, però io, nonostante avessi già il posto lì, ho fatto retro, lui mi avrò maledetto due volte, perché ha detto addirittura non me ne frega niente, però non mi sentivo a posto, perché non volevo sentirmi conformato, perché io non ho bisogno di incazzarmi per una stupidata del genere o di guastare la giornata a lui a me, non ha ragione né io né lui. Sono soltanto vittima di un sistema che ci rende nemici dell'altro, uguale come il Green Pass, come il Novax o Novax. Allora niente, piuttosto sono andato via, mi sono trovato un parcheggio tranquillo, senza, perché mi ha creato proprio disagio questa situazione. E questo è un esempio. Bisogna, per farvi capire come siamo manipolati, io l'ho capita la cosa, ma mi sono dovuto sforzare tanto per ragionare in maniera umana. E per parcheggiare. Vabbè, per parcheggiare è una cosa accessoria, però per recuperare la mia umanità, per farmi capire come sono manipolati anche le persone più sensibili, perché mi sono fatto degli scrupoli. Io sono più avanti di te, ho venduto la macchina 3 anni fa. Bravo. No, quello è una cosa corretta.
Comunque, quella è una cosa corretta. Vabbè, qui ci sono tanti, tanti riferimenti. Se avete domande, fa. Comunque, questo è un quadro, secondo me, bellissimo, che è di Anson, che si chiama L'ingresso di Cristo a Bruxelles, e rappresentava la società di massa. Perché diciamo che il cambiamento dell'essere umano è avvenuto. Chi è? Di Anson. È un pittore credo olandese del 1800. Sì. È fiammingo. È fiammingo, eh sì. Credo, quello che ha fatto da rispondere, okay, cioè è figo il tuo commento che hai avuto la macchina 3 anni fa. Sì, però, perché lui l'ha detto prima, sì, ha detto no, ma riguardo, solo all'interno del contesto. No, ma riguardo al suo discorso, purtroppo c'è un totalitarismo peggiore, che è quello che ti obbliga ad essere un consumista. Cioè, sì, io per esempio vorrei non avere la macchina, vorrei non avere il telefono, ma senza di questo non posso accedere alla posta, avere lo speed, avere accesso ai soldi per avere dei beni per vivere, per mangiare, per quello che dice il filosofo Galimberti. Quindi questa è questo è il vero problema. Cioè, quando i genitori gli dicono devo dare il cellulare a mio figlio, a che dargli, gli dice se non gli date il cellulare ai vostri figli, quella è una questione asociali. Perché la società ormai ha il cellulare. Non è che avere il cellulare ti rende sociale. No, è una questione davvero. La consuetudine è quella, se tu fai, sì, ma io non voglio discutere con te sull'ideologia, volevo farti capire che a livello filosofico il fatto che la società si sia adattata. Sì, ma era solo per appunto per cambiare, per mantenere quella linea lì che dicevi tu. Infatti ti confermo, se vai a togliere il cellulare a dei bambini o ragazzi, li metti ancora più in difficoltà. Li metti ancora più in difficoltà, perché è come se accentuassi la loro incapacità di inserirsi in una società costituito. Esatto. Quindi il cellulare è fondamentale. Partiamo dalle basi. Cellulare, Nike e Netflix. Se non hai queste, con cosa condividi la tua vita? Vabbè, poi se io personalmente, se fossi un genitore, sceglierei un percorso alternativo, assolutamente. Non sceglierei il percorso che seguono tutti, del telefono, della scuola pubblica, cioè c'è anche la scuola parentale, ci sono le scuole steneriane. È perché hanno ceduto tutti che alla fine è diventata normalità. Certo, ma perché un genitore oggi mette al mondo dei figli, segue quello che fanno tutti e basta. Cioè non ci si pone più un quesito, non ci si pone più almeno liberi di scegliere di essere diversi. Perché a volte essere diversi è più faticoso. Posso spezzare una mezza lancia, un po' di telefono che si è in tasca. Meno male che c'è dialogo, perché a me sembra che c'è sempre chi parla e gli altri zitti, meno male. No, secondo me, cioè, vorrei, senza pretese, allargare un po' il recinto del discorso, secondo me, l'area. Sì. Cioè, il telefono ha senso criticare l'obbligo di passare per il telefono, di passare per oggetti molte volte spesso costosi, quando diventano un mondo. Perché se il telefono nasce come telefono, come strumento, come mezzo, non può essere vittima di critiche, perché è un mezzo di comunicazione. Ormai no, è una impostazione. Ho fatto l'esempio per esempio delle Dello poste, speed, infatti. Delle speed, dell'identità digitale, ormai ho fatto questo. È quello il problema, perché uno strumento fra i tanti viene scelto come l'unico possibile, è quello il problema. E poi nel telefono ormai qualsiasi telefono compri, c'è Play Store, l'app, quindi c'è WhatsApp per comunicare con l'altro, cioè è tutto ormai già strutturato, precostituito, impostato. Chi è che lo decide? Ho una cosa da dire riguardo questo potere, questo potere è la soluzione possibile. E chi è la verità? Non è identificabile, è quello di cui parlavamo la Pasolini. È una cosa del conformismo che deriva da un vertice unico, che è il ritenere il progresso tecnologico il bene, o comunque l'unico bene possibile, insomma. Lui non lo chiama progresso, lo chiama, lui distingue sviluppo e progresso. Il progresso è il reale avanzamento culturale del. Sì, sì, no, ho capito, però. Lui invece parla dello sviluppo industriale fino a se stesso. Sì, sì, però ho capito cosa vuol dire. Quando fa il mio ragionamento, quando. Perché insomma è la mano potente,
per molti ambiti è quello che uno vuole apparire rispetto agli altri, quindi da questo il conformismo, quindi sapere se un mio compagno usa WhatsApp per organizzarci per andare a fare il giro pomeriggio, allora io mi conformo perché io non voglio essere escluso, no? E mi autopongo in un gradino sotto il suo e credo che lui sia nel meglio. E più che altro il conformismo, cioè è difficile da sradicare, ma il problema alla base è vedere sempre l'ultima versione, l'ultima cosa come l'unica degna di attenzione, l'unica via. C'è sempre questo assolutismo, no? Quindi il telefono per me è super utile, è molto utile, non tanto perché è tecnologico. No, nel senso è utile perché non ha senso una continua proposta battersi contro l'automobile, il telefono come tanto frutto di un'industria, no? Quindi però ha battuto pensare che abbattendo il telefono, riuscendo a vivere anche senza telefono, si è veramente emancipato, non credo che sia quella la vera via, insomma. Il problema è riuscire a convincerci che non è l'unica via, ecco, perché il telefono è uno strumento utile, tra noi è un mezzo utile per metterci in contatto da una persona a distanza, se no tu non dovresti essere qua stasera, per esempio, in un mondo senza telefoni, ma nessuno si conoscerebbe, perché senza Telegram semplicemente non saranno qua, o è inutile criticare in modo assoluto. I governanti che si scambiano quella di essere l'unica, che quella scelta è costosa, quindi non puoi considerarsi quelli che reputano quella scelta troppo onerosa per i propri sì standard. Ma questa cosa è possibile perché noi, i nostri genitori hanno accettato alla fine degli anni 50 un sistema di valori tale per cui sono stati sempre più isolati a fare i piccoli borghesi in una casa propria, mentre a volte i ragazzi si vedevano così, cioè nel senso adesso tu vai in giro nel paese, non trovi nessuno, cioè una volta le persone erano abituate a vedersi, famiglie numerose, hanno accettato un sistema di vita e di cultura diverso tale per cui ci hanno atomizzato e alla fine l'unico modo per incontrarsi è stato quello, perché altrimenti non sarebbe neanche più necessario usarlo. Cioè tu dici io e te non saremmo conosciuti, è vero, magari non avrei conosciuto te, ma avrei conosciuto altri 30 del mio paese, invece adesso tu vinci e non trovi nessuno, perché hai bisogno di passare attraverso quel sistema lì. Però non è sbagliato il sistema in sé, è quando tu diventi strumento dello strumento, e oggi noi siamo strumento dello strumento, perché questo serve solo, io tu lo compri, la definizione per chiamare, invece serve per vivere, perché i soldi ce li hai, è tutto qua. Io dico che il problema non è lo strumento per sé, ma è la consapevolezza che uno strumento può... Tu puoi cadere in certe dinamiche come appunto il controllo e l'inconsapevolezza. Però quando lo pubblicizzano come una cosa figa, cominciano a diffonderlo. Noi dovevamo capire che ci hanno abituato a vivere in una maniera tale per cui questa cosa poi serviva. E già lì c'era la trappola, invece noi tutti abbiamo accettato. Cioè i nostri come hanno fatto i nostri genitori. Quando voglio usarlo e non lo uso, cioè in quel modo in cui lo usa la società, in cui comunque è stato tutto studiato, un processo fatto passo per passo. Non puoi più scegliere. Puoi scegliere di dire uso lo strumento perché. Ma l'identità digitale. Ma non cade nelle sue trappole, cioè quello. Infatti. Diceva perché ha delle sue funzioni e lo uso allo scopo che mi serve, però non cado nelle trappole psicologiche, sociali. Puoi essere dipendente da questo per far tutto, non sì, è vero? Se sei abbastanza sveglio riesci a scegliere. Se riesci, però questo è il problema reale, la consapevolezza, secondo se me. Se le riconosci, ti riconduci poi di nuovo a Pasolini e poi va a finire con l'agire. Fantastico, grazie. Sì, comunque lui diceva intricata come cose. Non ci sono più esseri umani, ci sono strane macchine che sbattono una contro l'altra. Questa tragedia è iniziata con l'obbligatorio perverso sistema di educazione che forma tutti noi. E qui si entra nel discorso di Illich, che aveva scritto Descolarizzare la società. Perché il sistema di educazione che ci forma, dalle classi dirigenti giù fino ai poveri, che ci spinge tutti dentro l'arena dell'avere tutto, ogni cosa, a tutti i costi. Il motivo per cui stasera ho lasciato il posto libero nonostante l'avessi già preso è proprio questo, perché mi sentivo parte di questo meccanismo malato qua. Ecco. Però mi sono dovuto sforzare tanto, perché in realtà il mio istinto, che, per dire che ci manipola dentro, è stato quello di incazzarmi con lui e voler prevaricarsi di lui. Che in realtà potevo anche aver ragione, ma non ha senso, per un posto macchina, non ha senso stare violenza per una cosa del genere. Ecco,
Ecco il motivo per cui ci vogliono tutti le stesse cose, si comportano tutti allo stesso modo, si vestono tutti alla stessa maniera, parlano tutti alla stessa maniera. Infatti lui diceva, adesso non voglio che tu ti provochi, però diceva, gli studenti parlano come libri stampati. Lui diceva. Cioè, è quello, perché lui critica molto... No, no, lui critica molto il proprio il sistema di istruzione, anche English, perché appunto la modalità, ma l'università dovrebbe essere, l'università, se il latino indica il collegio docenti, ma tu dici, uno va a studiare, al centro dovrebbe essere che deve apprendere, non il collegio, perché altrimenti è sbagliato, no? Scuola, cos'era la scuola? La scuola? Ah, la vera scuola, la scuola. La scuola è dove lo studente doveva essere al centro, non l'autorità. Ma cosa si faceva a scuola? No? Non lo so, dimmi. Si faceva di tutto tranne che studiare. Si faceva la pratica, si faceva la lavoratoria. Sì, ok. Però si studium... Si faceva teatro, sì. Si faceva musica. Sì, però lo studium... Sì, sì, è vero, no, ma era a 360 gradi. Ma perché studiare vuol dire desiderare. Scolarizzazione. Anche quella, ecco, è quel principio lì, mentre l'università è un'altra. No, però volevo un'altra dei termini. L'università si indica il collegio docenti, che dovrebbe essere, diciamo, il momento dell'apprendimento dove tu sei un po' più libero di scegliere quello che vuoi. Però il termine stesso indica che al centro c'è chi insegna, non chi deve apprendere. E già questo un po'. Poi il fatto dello studiare, studium nel latino, se andate a vedere lo studiare del latino vuol dire desiderare. E allora perché ogni volta che parlo con le persone dicono che palle devo studiare? Come può un desiderio essere un dovere? Come può essere qualcosa che odio? Non è possibile. La verità qual è? È che chi studia davvero sono pochissimi, quelli che amano davvero quello che stanno facendo, e per amarlo devi poterlo fare i contenuti che vuoi, nella modalità che vuoi, perché magari il contenuto ti piace, ma se il sistema te lo impone in una certa maniera, il professore di turno, cioè, e quindi è sbagliato, perché tu non puoi, quello che ami non può essere un dovere, non può neanche essere una cosa che odi. Se lo odi, se arrivi ad odiarlo, c'è un problema. Infatti per me è stato così, infatti ho abbandonato l'università dopo il secondo anno di filosofia, perché per me era così. Perché non riuscivo più a parlare, arrivi lì e ti dicono tu per laurearti in filosofia devi studiare Luster. E perché lo dite voi? Non so mica, non ho... Cioè, ho scelto il pensiero libero, se no andavo a fare chimica, andavo a fare ingegneria, andavo a fare qualcos'altro. E poi tiravo fuori degli autori che mi facevano incazzare, Derrida, Deleuze, e facevano delle argomentazioni molto potenti contro Husserl. Quella che era lì, la lettrice della cattedra, era una delle massime esperte di Husserl, non poteva sentire queste cose. E detto, ma perché non insegnate Derrida, Deleuze, Joran? È perché non sono filosofi. E allora perché io, se vado a cercare, dicono che sono pensatori filosofi del Novecento importantissimi? E lei, ma la critica non li ha valutati come tali. Ma chi è la critica? Perché devo dire... È il fondamentale della critica, quello. Cioè, infatti, sì. Io sono molto d'accordo. Io l'ho detto, io sono qua... Mi giravo verso i miei compagni e dicevo, io non so perché voi siete qua, ma io ho scelto filosofia non a caso perché dovevo lavorare, perché cioè non l'ho fatto per lavorare, a parte che chi faceva il filosofo era già ricco oppure viveva per strada, nel senso, o eri già ricco potevi, cioè, appunto, Socrate è uno che viveva per strada, o Diogene, invece, non so, Platone di turno, Aristotele. Sì. Quindi io si è già messo bene, però diceva già Platone, la filosofia non è fatta per fare il pane. Io ho scelto questa disciplina, questa facoltà, per un motivo preciso. Io volevo cercare delle risposte esistenziali e di senso di vita. Non perché devo stare zitto a pappagallo, piegare la testa per prendere il massimo dei voti, lavorare e vivere di quello. Se no facevo altro, perché per amor di Dio, cosa me ne frega? E tutti si è detto, quindi io non sto zitto, se io ho delle cose che non capisco le dico, e se a me Husserl mi sta sui coglioni lo dico, non è lei che può dirmi che è obbligatorio, punto. E se io le tiro fuori di scolarizzare la società dove dice che l'università, il mondo di istruzione serve soltanto a sottomettere, manipolare i ragazzi a obbedire alla società e ai suoi manager, perché è tutto un rituale, io lo devo dire, mi devo incazzare anche perché non me lo fate studiare. E lei mi deve dire perché non lo fate studiare, come non mi fate studiare la filosofia dell'università di Schopenhauer, fate studiare tutto di Schopenhauer, la filosofia dell'università di Schopenhauer no, dove lui parla malissimo dei professori di filosofia, dice che la filosofia muore sulla cattedra, dice che i filosofi salariati, i professori di giudica filosofi salariati uguali ai sofisti, distingue i sofisti dai filosofi, e queste cose mi dicono, ma perché lì non c'è una critica, guarda. A un certo punto lui me l'ha detto, lei sa tante cose, fa bene a parlare, però è meglio se sta zitto perché devo continuare la lezione. A quel punto io non ci ho più visto, mi sono girato, ho detto io non ce l'ho tanto con lei, lei rappresenta l'autorità. Poi mi sono guardato il mio compagno e ho detto, ma voi, cioè, non avete un minimo di senso critico, cioè, non vi sentite a disagio, cioè,
Cioè, perché siete qua? Cioè, non vi ha scosso un minimo quello che ho detto? Non avete visto che c'è qualcosa che non va? Nessuno ha detto niente. Quindi, questo quadro rappresenta questa situazione. La massa morfa, che è diversa dal popolo, perché Pasolini distingueva popolo da massa. Il popolo ha un'identità culturale, ha un senso di valori, sente l'appartenenza a una nazione, alla sua religione, il suo sistema di vita. Invece la massa è completamente una massa morfa, come il pongo, manipolabile, che in base al dittatore o al tipo di sistema culturale o economico che c'è, viene in base all'influenza, adesso è l'influenza, viene manipolata un giorno così, un giorno cos'ha, e questi quadri rappresentano proprio l'avvento della società di massa. La massa si intende appunto la maggior parte delle persone, perché poi Pasolini dice che non sono tutti così, quando lui dice che non ci sono più esseri umani, intende la maggior parte, ci sono ancora gli esseri umani, ma sono o ci sono e vivono chissà dove, veramente autentici, oppure ci sono ma sepolti molto dentro, e farli venire fuori è difficile. E quindi lui diceva che il vero fascismo è quello della società dei consumi, è quello dell'omologazione, la chiamava così, omologazione, che ha avuto i suoi mezzi molto potenti, tra cui la televisione, perché oggi più potente c'è internet e ci sono gli smartphone, perché avere internet a portata di mano, quasi come se fosse una cellula del corpo, è il sistema di manipolazione più potente che c'è, anche perché la funzione civile, politica dell'essere umano passa attraverso questo, c'è solo il Green Pass. Cioè, la politica è arrivata qua, nel privato. Il privato, lo sappiamo tutti, quindi, mentre il fascismo, c'è il problema, è questo, che la società che è nata, quella che noi definiamo libera, democratica, in tutto il mondo, ma io parlo soprattutto in Italia, è nata dopo il fascismo, quindi la politica, la cultura, il sistema di valori, è nato in opposizione al fascismo, quindi antifascista. Ed è proprio su questo che il nuovo potere ha giocato, perché se ci fate caso, il potere di oggi, definendosi antifascista, quindi ha tolto tutte le inibizioni fisiche, politiche e religiose, perché il Vaticano non ha più potere, cioè il Vaticano, nel potere, nella società di oggi, è stato messo Dio, no? L'autorità ecclesiastica, a parte quei pochi che ci credono, però non ha più la potenza che ha avuto nei millenni, è finita una grande era, un'era con la E maiuscola, che era dall'inizio dei tempi fino a pochi decenni fa, dove la Chiesa, l'autorità ecclesiastica che rappresentava, chi aveva rapporti col divino, dominava e controllava la vita delle persone. E aveva però delle forme di rispetto e soprattutto si metteva nella forma del divieto, cioè imponeva se stessa dicendo è peccato fare quello, cioè avere una sessualità diversa, cioè dava molti divieti, quindi metteva molti paletti nella testa della gente. Poi al contrario è iniziata una nuova era, che è quella democratica, antifascista e anticlericale, dove il Vaticano, le vecchie istituzioni, l'autorità del passato, quindi Dio ha perso completamente il potere, è lì relegata al Vaticano, ricchi, sfondati, però sono lì impotenti, che cercano di autoconservarsi nella loro ricchezza, ma non hanno più un potere, non so, pensiamo alle crociate, pensiamo all'Inquisizione, non ha più quel tipo di autorità lì. E quindi il nuovo potere è nato giocando su questo meccanismo. La massa esaltata, se finalmente si sente libera, è finito il fascismo, è finita il potere della Chiesa, siamo liberi di vivere la sessualità come vogliamo, siamo liberi di vivere la politica, le culture, le idee come vogliamo e vivere come vogliamo, ed è lì che ha giocato. Perché è proprio lì che ha giocato, quindi il nuovo potere si configura senza regole. Infatti, lo diceva Pasolini, il potere è la massima anarchia. Cioè, l'anarchia, cioè, quando uno dice l'anarchia è la soluzione allo Stato, è sbagliato, perché è proprio il problema, il potere di oggi è anarchico, quello della Chiesa non è anarchico, neanche quello di avere le sue leggi fisse, era in posizione, invece il potere di oggi è anarchico, perché ti lascia fare quello che vuoi, puoi andare a picchiare la gente, dopo ha le sue regoline, però cioè, nessuno ti impone a priori di non fare una cosa, a livello di morale ti impone qualcosa, ti lascia completamente libero di fare la sessualità come vuoi, di vivere nel cosiddetto idonismo sfrenato, consumistico, dove ognuno può vestirsi come vuole, può seguire l'influencer che vuole, uno può cambiare la moda. Io intendevo che il potere è anarchico, perché il potere fa quello che vuole, nessuno può controllare l'autorità. Il potere fa quello che vuole, da regole, da dettami, da costumi, interviene sulla cultura. L'accezione di anarchia senza regole è quella che è stata
diciamo, venduta alla massa, perché la vera anarchia è io mi pongo delle regole, cioè io mi autodisciplino prima ancora che qualcun altro mi disciplini all'esterno di me. Questa è la vera libertà, finisce dove inizia quella monarchia. Io intendevo proprio anarchia senza di regole è quello che viene appunto. Noi intendiamo un'altra cosa, che chi è vertice, detta legge, è anarchico, perché lui ti impone quello che vuole e tu non hai coscienza di anarchia. Anarchia è autoreferenziale, cioè l'anarchia non impone regole all'esterno da te, l'anarchia è autodisciplinare. Sì, però il potere, se è anarchico, è autoreferenziale, ma essendo il potere, la sua autoreferenzialità te la impone a te attraverso i sistemi di vita che tu sei obbligato a accettare. E quello è il problema. Il potere è autoreferenziale, appunto, proprio quello è il problema. Però il potere è sopra di noi, quindi noi facciamo parte di questo meccanismo, non siamo fuori. Perché il problema è che, come ho detto prima, nella massima società, nella tolleranza accettata, c'è tantissima intolleranza perché tu non puoi vivere di fuori potere. Tu dovresti avere i diritti di essere, cioè come tu hai il diritto di essere gay piuttosto che, dovresti averlo anche per dire io non voglio essere consumista. Non accetto il sistema di valore del consumo, comunque sai, se tu poi fate caso, me lo sono d'accordo, è un diritto. Cioè, se nasci, cioè tu devi avere diritto alla salute, al lavoro, devi poter lavorare, devi poter essere in salute, devi poter avere diritto di fare dei figli, di essere felice, i diritti basilari dell'essere umano, invece non ce li hai, a meno che non sei nato in una società di indi o di indigeni, che lì, ok, ma se no non ce l'hai, non c'è alternativa. Tu ovunque sei devi essere consumista, devi accettare il sistema capitalistico, ma anche ci sono anche altri tipi di sistemi, però la base è che non è le idee che muovono, questo l'aveva capito Marx, infatti Pasolini è molto marxista, non sono le idee che muovono la società, ma è l'ideologia. L'ideologia è una posizione di tipo politico che sottende una deriva di tipo economico, è sempre l'economia, perché sono i valori economici, infatti Pasolini diceva il potere, la massima anarchia fa quello che vuole secondo le logiche di buon senso o ideali, ma secondo il mero meccanismo cieco dell'economia, delle due interessi di tipo economico che trascendono la logica comune e causano quello che Marx definiva un genocidio delle culture viventi. Perché infatti gli italiani, per esempio questo è il vero del sud, non c'entra più di dove sei, ma abbiamo tutti lo stesso tipo di manipolazione, cioè non c'è differenza, mentre con i nostri nonni si vedono una bella differenza, no? Secondo il sud e il nord, cioè il sistema di valori con Instagram, tutti questi mezzi di informazione, di appiattimento, non esiste più. L'americano non è così diverso dall'italiano, anche solo, cioè, basta guardare le generazioni come parlano, come scrivono, cioè, non c'è differenza. Però da una parte c'era troppo bigottismo, questa infatti. Cosa di mescolanza secondo me fa anche bene a... il problema è che hanno esagerato. Sì, esatto. Cioè, quello che ho detto prima, hanno giocato, appunto, le persone stanche di secoli di oppressione, hanno il potere, capito, che volevano la libertà forte, cioè, la massima libertà, all'inizio era un po' mitigata, poi il boom, deve essere una cosa esagerata. E lì hanno giocato, poi anni 80 hanno veramente esagerato e ormai continuano ad esagerare, l'egoismo al massimo, cioè proprio... Infatti comunque come aveva letto la citazione, cioè siamo tutti riti nella stessa problematica, come era la citazione che diceva? Sì, siamo tutti dentro la stessa arena, dove vogliamo ogni cosa, tutti i costi. Ma sai dove è il problema secondo me? È differenziarsi dalla massa. Avere un pensiero libero, questo fermo restando che i tuoi diritti finiscono dove iniziano quello dell'altro e ti autocontrolli, quindi qua entra in gioco anche la tua coscienza. Differenziarsi nel pensiero e comportarsi diversamente dagli altri. Ci vuole del coraggio, ci vuole del coraggio perché fa paura, perché sai che ti escluderanno, sai che non ti capiranno, sai che ti giudicheranno male e nei casi più estremi cercheranno di legarti le mani o tapparti la bocca. Ma infatti lui è finito male, però lui diceva io sono un anarchico apocalittico, cioè lui non trova soluzione, non ho più speranze, niente. Cioè, perché lui diceva non esistono gli uomini, lui dice l'uomo se continuiamo così, che ce l'ha molto previsto, diventerà così meccanizzato, così antipatico, questa libertà andrà persa per sempre.
e lui diceva la massa è persa, cioè nel senso non esiste, la maggior parte non esistono più esseri umani, sono i pochi che riescono a salvarsi e i pochi che riescono a, diciamo, a togliere il velo di manipolazione, come ho fatto io in quel momento lì, però se più proprio ritorna, cioè bisogna essere, dopo io darò delle alternative, adesso la prossima volta io l'alternativa che dico qual è il ritorno all'autenticità contadina, che è quello che lui diceva, perché l'Italia... Ma guarda, io un orto. Lo so, infatti tu ti ricordi che hai preso le uova da me, ti ricordi? Sì, infatti ti devi venire su domenica, che è una settimana che io ho quel cazzo del cazzo, per domenica questo è quello. Quindi, Monica, domenica da si è caricato molto. Comunque dopo, comunque prossima volta, adesso non c'è solo il problema. Cioè io questa, io ci ho pensato tanto. L'unica soluzione che sono riuscito a ottenere è perché, come dicevo prima, non basta comprendere. Comprendere significa essere imparziali e indifferenti se non si agisce. Perché chi qualifica una persona è l'agire. Lo dice anche lui, perché se non agisci, anche se capisci, dici, tu c'hai ragione, ti ammiro, beato te che puoi farlo. Rimani seduto lì. Io la cosa che ho fatto, appunto, perché uno mi può dire, ma tu non hai, cioè, tu sei fortunato, c'hai la terra. Vedi, la terra l'ho messa apposta a disposizione di chi ci crede per fare queste cose, perché altrimenti non si riesce più. Non voglio diventare una cosa grande, perché se diventi grande, tu devi essere una bomba di salvezza, perché la maggior parte non si muove. Cioè, capiterà, la maggior parte delle persone ti guarderanno con invidia. Condivido sul fatto, parte. Quando parli non sono uomini, sul fatto di non essere risvegliati, condivido. Non, cioè, le vere persone sono quelle un pochino che hanno... Ma basta vedere. Beh, poi abbiamo anche un po' un attimo di discussione. Di non lo so. Sì. A volte c'è anche chi, come posso dire, confonde la parola essere uomini nel senso di essere umani con un'identità maschile, con un'identità di comportamenti. Quella è l'altra scelta, secondo me. Cioè, già per me non esiste maschile e femminile, ok, fisicamente è una cosa. Cioè, ma se tu piangi non sei un uomo. Ogni perché sei un uomo ugualmente, come essere umano. È quella, tanto come quella, sesso. Quella è un'altra forma di manipolazione che il potere imposto, perché l'uomo deve essere così. Vabbè, molto della globalizzazione come appiattimento è perché se l'uomo è Elisabetta Frezza che è una persona grande Elisabetta Frezza ha fatto un discorso molto interessante sulle scuole che riprende una delle cose che dici tu e nel suo discorso faceva questo riferimento al cittadino globale che viene formato oggi nell'indottrinamento della scuola, in particolare con questa nuova materia trasversale che è l'educazione civica, come ce la stanno imponendo dall'alto, e che vuole formare appunto il cittadino globale, e il cittadino globale come concetto teorico è deseduto come una cosa bellissima, bellissima, perché siamo tutti uomini, siamo tutti uguali, ma in realtà è un cittadino apolide, nel senso che non ha più un'identità e quindi perde la sua caratteristica umana del, come quello che dicevi tu prima, c'era quello del sud, quello del nord, quella di questa città, sì, ma la sua identità, la sua caratteristica, tra il cellulare che è la vita, attraverso, voi, dici tu, giustamente nella scuola, ma infatti quello che dici tu, che poi noi abbiamo avuto, io mi ricordo, una sorta di diatriba, ma quello che dici tu, rispettamente, non ricordo. Vale anche sulle manifestazioni, perché Pasolini con le manifestazioni si metteva dalla parte dei poliziotti perché vedeva che era una realtà agricola e invece loro erano figli di borghesi. Anche per quello che c'era un po' di manifestazioni, perché le manifestazioni funzionano in un contesto che è ancora clericale e fascista, ma il problema è che non è che né clericale né fascista, è il fascismo perché è anche fascista, è edonistico. E poi anche il clericalismo, perché Dio non ha più alcun potere. È per quello che non funzionava, per questo non ho mai cambiato la mente. E guarda, io sono cristiano e i patacci non si piacciono. Come? Io sono cristiano e i patacci non si piacciono. Ma perché cristiani o come? Cattolici e altri. No, volevo sentire dire che sempre mi sono una precisazione che dal punto di vista della scuola e dell'educazione prende tra l'altro una citazione di Lewis, che è il famoso autore delle cronache narrative, in cui fa vedere come la scuola originariamente nasce come un contesto in cui
la, cioè la propagazione della conoscenza, che è quello che fa una mamma chioccia con il cuccino, cioè fondamentalmente il discente, io propago quello che so per formarlo e portarlo all'età adulta. Questo è quello che la scuola dovrebbe fare, ma a un certo punto per la, il processo di globalizzazione, il capitalismo, il profitto, la diversificazione, sempre ragioni economiche, non è più esattamente perché devi essere una propagazione, ma è diventato propaganda. Sì, perché se no a scuola ti insegnerebbero Pasolini, ti insegnerebbero anche le bambine elementari, le erbe, come fu, cioè anche adesso le mucche, come non so, il latte, dove viene, non insegna che cioè, le erbe, le armi. Io devo insegnare la città di difesa. Quello che ti posso dire io è che dal mio punto di vista personalissimo, io cerco di andare contro corrente. No, lo so che è difficile perché quando avrei dovuto parlare della Genova 2030 io ho parlato di Enrico Vittorio, ho scritto infatti, ma io adesso magari potrò sembrare un propagatore con te, ma in realtà non sei te il problema, è il meccanismo che sei dentro, non so bene. Esatto, lo so. Perché no, dovrebbe essere conviviale. Credo che noi distruggiamo un po', io il meccanismo lo voglio distruggere, lo so bene. Però sono anche consapevole che io fallirò. Però nella mia vita saremo così pochi che non vedrò mai. No, bisogna partire dalle basi. Cioè, però allo stesso tempo, mentre si lavora da dentro, è anche costruire qualcosa fuori. Perché? E sono due processi che secondo me vanno su due binari paralleli. Infatti, mentre insegni matematica, mentre insegni lettere, devi insegnare anche appunto attività fisica, ma anche, non so, le erbe, come funzionano le piante, cioè, ma proprio dal vivo, mangiare, sapersi alimentare correttamente, come funziona, cioè le cose proprio quelle. Io non ricordo chi era quel filosofo, che si deve pure per ignoranza, che diceva che il compito di un maestro è riuscire a puntare il discepolo a riscoprire la conoscenza che è già dentro di sé. Beh, Socrate. Dalla manovella occidentale è sempre questa. Devi imparare a memoria quello che ti viene detto e basta, zitto, perché devi pensare che c'è un voto deve essere come deve essere per fare carriera. Una partoriente. Sì, usa un altro termine che adesso mi viene, partoriente, ma va bene. Ostetrica, che devi far nascere, cioè l'idea c'è già, devi solo aiutarlo a far nascere. Sì, so. Infatti Socrate è l'unico, cioè se voi analizzate insieme a Diogene, è l'unica vera persona che si può definire filosofo, perché non ha mai scritto, perché la filosofia, come io volevo anche, cioè come voglio essere anch'io, infatti io ho capito che io voglio essere filosofo, nei fatti, perché non è anche un pensiero, ma è come vivi il filosofo. Il filosofo l'università non deve niente che fare, perché lei non l'ha letto, poi non facciamo più, non diventi filosofo, ma diventi studioso, sapiente, conoscitore. Ma non sei un filosofo, il filosofo non sei, infatti anche perché se devi lavorare, cioè il filosofo non può guadagnare. Infatti cosa ho scelto di fare? Ho scelto di lavorare nella natura e alla sera di studiare quello che voglio io, desiderando quello che voglio io, perché lì dentro te vedi così. Basta, perché non volevo vivere di quello. Però dicevo, il Nietzsche dice, la convivialità vuol dire, cioè allora, fino alle diciamo, elementare almeno un minimo devi dare, diciamo, però cose anche concrete, appunto le erbe, oltre alla storia, cose. Però dopo, quando arrivi soprattutto all'università, cioè veramente dopo, ti sei un po' sottomesso l'autorità per anni, dovresti avere la libertà, dovrebbe essere un luogo dove tu arrivi, con la tua sensibilità e i tuoi interessi, ti dovrebbero, non dovrebbero importi il loro sistema di studio. Dovrebbero aiutarti a capire quello che ti piace, cioè tu dovresti già sapere, però se non lo sai ti aiuta, e incanalarti verso quegli autori, darti tutti gli strumenti per poter sviluppare la tua sensibilità, i tuoi interessi. Non dirti tu sei obbligato a studiare, tu se non studi, dici così come dico io, e castrati tutto il resto, perché tu devi essere un obbediente ai manager della società. Perché l'istruzione secondo me di oggi è che tu devi essere parte di un meccanismo che è già stato studiato, quindi programmato. Tutto il discorso, devi star zitto ed essere bravissimo a dire ciò che loro vogliono. Al meglio, a propagarlo magari, basta che hai il voto. Questo è un
secondo me non c'è il frutto di un processo lungo di industrializzazione a l'industrializzazione dell'università e della scuola. Però io allora pongo qua la, diciamo, la contraddizione, non la contraddizione, il contraddittorio. Come fai a lavorare su questo sistema se prima non ne accetti le regole per entrarci e poi, una volta che ci sei dentro, non ti piace? Come fai da dentro? Io penso che una volta che mi sono laureato, ho passato, ho passato queste fasi, a volte accettando le loro regole, adesso ho gli strumenti per formare le loro persone. L'importante è che prima o poi agisci, perché è l'agire che fa cambiare, è l'agire, quindi vabbè, che sia adesso, che sia fra anni, l'importante è agire, perché altrimenti si potrà ancora agire. Ma se voi, scusate, se guardiamo alla storia, alla nascita della scuola, cioè la scuola è nata fondamentalmente perché i potenti nel tempo 700-800 hanno usato questo sistema per omologare e controllare la popolazione, cioè, esatto, sì. Cioè prima c'erano vari mondi, ognuno apprendeva magari da chi, esatto, non apprendeva, esatto, apprendeva da piccoli maestri, piccole realtà, esatto, e hanno usato un sistema omologante e in cui proprio l'intento era trasformare la mentalità, cioè il sistema, sì, di pensiero, sì, dell'essere umano, sì, per cui tu non pensavi più in maniera libera o comunque in maniera autentica, unitaria, attraverso reti informali di apprendimento, da questo di cui parla Illich, ma esatto, ma attraverso un sistema che dall'alto decide tu cosa devi sapere, quali sono gli standard che devi raggiungere e in che modalità devi fare. E questo qua è un sistema panottico che vuole, secondo me, cioè la scuola è un panottico. Ma perché molti si sono dimenticati che prima di essere bravi maestri devono essere bravi alunni. Ma infatti il maestro è colui che dovrebbe apprendere anche dagli alunni, invece adesso si chiama professore, che non è il maestro. Io sono il mio maestro delle armi a 95 anni. Sì, però il mio maestro delle armi a 95 anni si è dedicato solo alle armi, ha una moglie e una figlia. Le sue figlie sono le armi, l'ha fatto per 70 anni, 16 anni. Lui mi chiede le cose ancora, cioè lui mi dice quando gli chiedo qualcosa, però lui mi chiede, ma te, così, cosa, perché lui sa che anche io, anche se so meno cose, a volte posso, infatti mi ha detto, una volta ho visto a 80 anni, ho detto, c'era una ragazza che metteva lo zucchero così sotto le armi, e subito gli è venuto da ridere, ha detto, ma questa roba, che non lo mangeranno mai. Poi dopo un po' ci ha pensato, oppure ha detto, ma perché l'aveva fatto quello? Perché l'aveva anche data, era 200 casetti, diciamo, ma è questa sta roba, adesso il manuale, ma neanche quelli antichi, e lui ha tutti i testi del 600, il latino, robe antichissime, quindi sa apicoltura ma in maniera, ecco. Dopo un po' è andato a vedere e gli ha detto, ragazzi, ma come hai fatto questa roba? Intanto lo vedo, vai, è andato a vedere praticamente quella ragazza da sola, nella sua semplicità, aveva scoperto, cioè aveva una cosa semplice, lui non c'era mai arrivato. L'umidità dell'aria che loro respirano, la loro respirazione d'inverno, va su, appunto col freddo condensa, bagna lo zucchero, piano piano si scioglie, piano piano quello che serve loro lo mangiano e toglie anche umidità da dentro. Quindi ha detto già, quindi vedi, mai ridere di chi sembra inesperto, chi lo fa da pochi anni, anche lui che c'ha, cioè lui è una persona, un vero maestro, deve essere così, non con l'arroganza di dire lo faccio da qua, da 100 anni, non sai il caso, stai zitto, esatto. Ma no, perché manca l'umiltà in molte, esatto, persone, manca lui, l'umiltà e l'empatia. Esatto. Manca l'empatia come tutto, manca anche l'umiltà, esatto, e la voglia di dovrebbe essere parlare. Così anche a scuola, ovunque, l'università dovrebbe essere così. Ecco, alcuni professori ci sono, io ho avuto uno, la filosofia, che era l'unico che amavo, che è Carotti, non so se lo conoscete. Ma no, ma Paolo, non so se lo conoscete Carotti, non so se lo conoscete. La di Parma? Sì. Ma adesso è in pensione. Lui veramente era uno che, cioè tu gli facevi una domanda, lui non ti rispondeva, ti faceva un'altra domanda, a un certo punto arrivavi a una soddisfazione, anche se non avevi risposta, arrivavi a un senso di, era una cosa incredibile. Un senso di risposta. Ma era l'unico, eh? Un indicatore della qualità anche di un insegnante, un maestro, era un dottore che
Ma ci sono, È il numero, diciamo, il rapporto tra la domanda che lui fa ai ragazzi e quelli che i ragazzi fanno a lui, o che lui chiede che i ragazzi ci facciano. Esatto. Perché io, personalmente, nella mia professionalità ho incontrato forse due o tre professori che fin dal giorno zero sono approcciati in maniera molto più autoritaria, chiedendo prima di spiegare di tutto agli studenti, in modo che eventualmente, in base anche alle aspirazioni personali e ai pensieri personali, potesse modulare eventualmente, andando a pescare con l'autore, non essere più azzeccato, ma ci sono quel pensiero per dissetare, no, questa sete personale. Ovviamente nella scuola pubblica si sconta con il numero di studenti, appunto queste scene da viste in ambienti di 20 persone, sì, ma che veramente un rapporto maestro. Sono due problemi. Uno, l'istruzione obbligatoria, e già questo mi sa Carmelo bene, perché l'istruzione obbligatoria è lo studio per definizione il desiderio di certe cose della matematica, non è per tutti. Uno può desiderare lavorare nella natura, magari non gli piace, adesso uso il termine studiare, ma occuparsi di cose più intellettuali, no? Cioè l'intellettuale era una cosa da pochi, cioè nel senso, chi voleva? Non deve essere un obbligo, ma il potere, come ha detto prima, ha messo l'obbligo per controllare. Infatti finita il fascismo, la prima cosa che hanno fatto in Italia è: dobbiamo rendere l'istruzione obbligatoria fino a tot elementare, perché la gente deve votare. No, ma no, ma lì, ma no, obbligatoria era già sì, okay. Ah, ok, però non è arrivato in ovunque. E poi c'è un'estrema lotta all'analfabetismo, cioè l'analfabeta e ma anche l'unificazione italiana, no? È stato un processo voluto dalla borghesia, il sud non ne voleva sapere dove erano. È stata la manovra culturale, politica di controllo della borghesia del nord che ha voluto unire forzatamente dei mondi di via d'Italia. Si vede ancora un po', è rimasta, si vede che ci sono delle cose inconciliabili, perché è un insieme di stati, ma per manovre politiche, convenienze economiche, di controllo, è stato deciso così, con la forza infatti è stato unito, invece Garibaldi viene sempre lodato, cioè viene lodato come, ma non è così. È stato un po'. Questo propongo una lettura di Gratteri sull'unità d'Italia, che Gratteri è... Sta facendo una lotta alle mafie. Sì, procuratore antimafia in Calabria, di Reggio Calabria, della mia città, un super mega uomo, caduto molto in basso rispetto alla situazione pandemica. Esatto, però, lo so. Però il problema. Lui ha scritto un libro, adesso non ricordo come sia, comunque ha fatto tutta una ricerca storica sul fatto di già, ma mi pare che mille garibaldini abbiano così, senza resistenza, conquistato, attraversato il paese. Lui lì individua l'origine dell'accordo tra Stato e mafia, cioè che la mafia era quello che si accordava con i garibaldini quando il popolo invece aveva la ricchezza sotto i Borboni. Esatto. E quindi, cioè, esatto. Ci sono tante suggestioni che... E c'è scuola, non ti insegnano questo. Dipende da chi hai davanti. Perché il problema è che dipende dal professore che hai davanti. Cioè, in base al suo orientamento politico, le sue idee, le sue credenze, invece dovrebbero essere insegnate. E poi chi ha scritto i libri di testo. Quindi il problema numero uno è quello dell'istruzione obbligatoria, che non è fatta per tutti, ma è stata una manovra politica e che serve il potere per renderci consumisti. La seconda cosa, l'altra cosa è le materie, cioè che sono loro che decidono le cose, cioè non c'è per esempio agricoltura, piuttosto che, cioè matematica, decidono loro quello che vogliono e come vogliono loro. Gli autori, cioè è la selezione che fanno, che alla fine è quella, uguale a quella fascista, perché anche loro decidevano cose del bisogno. Alla fine non è che cambia molto, impongono ciò che è interessante, però, ciò che no. Però la cosa peggiore è che una volta si sapeva ben chiaro, cioè tutti lo sapevano, si vedeva palesemente che c'era sto qua che imponeva con la violenza, se poi ti ripetavi era cazzo tuo. Adesso invece la maggior parte delle persone sono contente nell'edonismo sfrenato, lavorano per ottenere l'ultimo Dyson piuttosto che l'ultimo iPhone, e sono convinti di essere lì, di star bene, soddisfatti, è quello il problema. Sì. È quello il problema.
quindi è molto più subdolo. Infatti lui dice, il vero fascismo è questo, che è stato ottenuto con la televisione, prima la radio, poi la televisione, adesso internet, che ti dà, cioè il fatto che ci hanno regalato i social, così, per anni, ma diciamo la bella frase, se tu, se non ti fanno pagare il prodotto sei prodotto sei tu. Cioè, infatti adesso te la sta facendo pagare, perché tu hai messo tutto lì, dove te l'ha dato. Pasolini dice, il problema è che la libertà e l'uguaglianza sono stati dei doni. Invece nella storia, la libertà e l'uguaglianza sono state delle conquiste, la gente ha dovuto lottare, fare web per averla. Invece dopo, col finito fascismo, ce l'hanno regalato. E quando te la regalano, c'è qualcosa sotto. Ed è sempre così, ti regalano sempre, ti fanno credere che ti vogliono migliorare, dare più cose, devi divertirti di più, devi avere sempre meglio, il telefono sempre più figo, vestirti sempre più figo, il corpo sempre più... È tutta una fregatura, è tutta una manovra stupida per renderti sempre più schiavo, sempre senza che tu te ne accorgi, perché i pochi se ne accorgono, ma la maggior parte no, e quando siamo in pochi contro tanti è comunque vinto la maggior parte. Beh ragazzi, ecco la mia panza, ti parlo molto fiero. Parlate voi adesso. Omologata agli stereotipi appunto che ci... No, volevo spezzare la lancia sull'ultimo punto che hai detto la sua professoria. Ciao ragazzi! Ciao! Al di là della, del momento, diciamo, che c'è stato, no, della direzione, diciamo che c'è stato. Comunque non bisogna evitare, cioè bisogna far finta di non vedere i punti positivi. No, lo so, in modo la distruzione obbligatoria. No, io più che altro è generante la vita, no? Che siamo stati obbligati a passare anni della nostra vita su distanza in contesti inusuali per la storia, diciamo, della, della società italiana, anche generale europea. Però io personalmente riconosco, considerando che abbiamo uno spirito critico parziale, incompleto, riconosco però un estremo bene, in quanto ha messo in comunicazione persone che altrimenti sarebbero state magari molto più sviluppate interiormente, le proprie famiglie o comunità, che però noi abbiamo altrimenti avuto riconoscere altri saperi, insomma, perché se pensiamo al mondo contadino italiano dell'epoca fascista o ancora prima, diciamo, senza avere un obbligo a mettersi in contatto, a istruirsi o a indottrinarsi anche, non avremmo potuto raggiungere dei livelli anche di cultura generale e di spirito critico che abbiamo raggiunto. È cambiato solo è la quantità che eri, perché se innanzitutto è il periodo della vita, perché un bambino non è fatto per stare incagliato, un bambino per sua natura deve correre, giocare, se vuoi poco, ma non 5 ore, non incatenato, non con la... adesso è parte che stanno facendo, adesso hanno esagerato, però in per sé, cioè lo vedi, dei bambini magari sono più tranquilli, gli altri invece che non ce la fanno a stare su. Quindi l'istruzione secondo me deve essere qualcosa che viene un po' dopo, non da 5 anni, deve cominciare un po' dopo. E poi, va bene, è giusto, però il problema è quale manipolatoria. Fino alle elementari va benissimo, e devono essere molto concrete, anche le medie può andare bene, ma arrivare adesso, come siamo adesso, che non basta neanche l'università per poter lavorare, quello che ho sbagliato, perché a livello di manipolazione lì ti cancella l'identità, perché non hai neanche il tempo per vivere nella famiglia con, non so, il tuo nonno che ha i suoi valori, parlare con lui prima che muoia, perché sei sempre lì a studiare, sempre nel fracasso, quindi hai ragione perfettamente, perché un minimo di istruzione, come era prima era esagerato che non c'era istruzione. Però devi avere un equilibrio, fare istruzione a una certa età della vita precisa, quando ti tranquillizzi di animo, quando sei un po' più adulto, oppure a piccole dosi, alternando gioco, natura, realtà e studio, però, e poi soprattutto nella quantità corretta, che uno poi può scegliere, vuole fare un'università, lo fa, non deve essere qualcosa che adesso se non fai quello non puoi fare niente. Certo, ma perché quello è la logica del profitto della gratificazione. Esatto. Cioè adesso siamo arrivati a un livello che, boh, non lo so, fra qualche anno magari devi andare oltre l'università per poter lavorare, non lo so. Ma se bisogna leggere di più i giovani,
questa cosa perché io penso a tanti miei colleghi dell'università che dopo la triennale, la magistrale, però adesso faccio il master. Sì, sì, lo so. Ma io stesso, se non avessi avuto delle basi culturali, non sarei qua. Quindi riconosco, però alla fine poi mi dice, comunque sei pagato. A me interessa più lo cerchi, interessano o quelle estremamente ignoranti per perché poiché manipolabili sono autentiche, oppure quelle a un altissimo livello di cultura perché che si rendono conto e agiscono, perché altrimenti quello che sta in mezzo è tutto voluto per ricevere le persone belle, diciamo, che sa un po' di tutto, quindi bisogna, però diceva la persona autenticamente ignorante non esiste più, è cancellata via, che da un lato rompe. Vedi, insomma, secondo me l'obiettivo nostro è utilizzare il nostro, perché noi siamo molto culturalmente elevati, però è riuscire a unire la pratica all'agire corretto. Secondo me questa cosa, e c'è una certa maniera, io con questo livello di cultura, potevo fare il professore, potevo avere la vita comoda, avevo tutto il massimo di cose, e non ce l'ho fatta, perché dentro di me mi sentire era andare con per me l'unica realtà era che c'era prima, però mentre prima le ignoranze sono avanti di più senza praticare, rispettando la natura, perché una volta che c'è essere incredibili non è neanche da mangiare, quindi l'alternativa che io conosco è un modo di vivere un po' come il mio, ma ci saranno altri un po' di questa. Però che vada a scardinare quel meccanismo è di base, cioè i green pass è solo una cosa che fa fuori, ma se sono green pass sono qua, una cosa radicale. Cioè il green pass ha funzionato perché c'era dietro questo indottrinamento, ovviamente non avrebbe funzionato, secondo me. No, è vero, già ti ha abituato a sopportare tutto, e anzi è sempre più l'ago della bilancia, è sempre bastone carota, no? Adesso sembra una carota perché ha tutto che tolgo, prima ti hanno qualcosa che ancora ci pesa, ti abitano la rana dell'acqua. Che ti scaldano appena piede. No, cioè nel senso che entra un nuovo dispositivo nella società, il telefono o qualcos'altro, non è che dici di no, dici guardi i lati positivi, esatto. E te lo fai andare bene, perché sì, fondamentalmente prima, la massa sei con quello. Sì, prima te lo danno così, in modo disinteressato te lo danno di qua, ti puoi divertire, poi dopo cominciano a vendere i legami, no? Ti serve per vivere, perché serve per impare, è dopo che ti... Cioè, questo che ha una trasformazione antropologica, perché no, se noi non avessimo per dire, diciamo adesso come facciamo un telefono, cioè non saremmo qua, così no, però sarebbe una società molto diversa, sai che con il telefono la gente non viveva, non aveva relazioni, anzi, aveva molte più relazioni. Ma infatti io perché sono andato da me, noi siamo una dieta, dottor Mozzi, forse quel giorno che sono io. Io sono andato a vivere da lui 3 mesi perché volevo riappropriarmi della vera mia essenza antropologica, che è quella che non ha bisogno dell'acqua calda, che non ha bisogno di avere tutto internet. Sono stato là a vivere 4 mesi là, per capire se potevo farcela, per dire, sono bravo a parlare, però vediamo se è fattibile. L'ho fatto, la prima settimana è stata l'inferno, perché senza acqua calda, la volta con il giorno a spaccare delle pietre, a fare dei lavori pesanti nella natura. A uccidere gli animali. Dopo una settimana non avevo più fretta. Un po' come il militare, no? Quindi non so se è una cosa che posso dire, non sto dicendo che bisogna arrivare a quei livelli lì, anche per esempio il sistema che ho io comunque l'acqua calda lo prevede, non è quel livello lì, però volevo io, per natura sono voglio andare all'essenza delle cose, devo capire quanto ero convinto di quella cosa lì, anzi dopo non volevo neanche più andare a casa, sono tornato a casa, vedevo la gente con i giacconi, era sempre andavo, c'era una giacchettina leggera, mi sembrava di essere strano io. E anche l'acqua calda, con proprio un rubinetto, non la davo come una cosa scontata. Mi sembrava una cosa... Io ho questo il dottor Mozzi. Mozzi, lo sai da 10 anni, è un medico che però vive a un'azienda agricola, e sa le api, galline, ho imparato tante cose dall'orto. Cioè, da l'orto. È a Piacenza, in montagna, ma è famoso. Si fa dietro ai molti San Luigi. Io tutto quello che faccio, lo faccio con l'ottica qua, lui è un altro mio maestro, ho dei maestri in base alla competenza che devo fare. Riferimento, ma viceversa, mi insegna lui, mi insegna a me, ma continuo scatto. Per esempio, lui sulle api
lui le api le trattava sempre con fauna, sì. Un po' ha cominciato a usare le erbe quando ha parlato con lei, perché gli ho detto, scusi, ma lei è molto naturalista, lui fa, dice, ma non c'è alternativa, io faccio l'apicoltura da 60 anni, cosa vuoi sapere te? Gli ho detto, non è che sono io, cioè io conosco un'altra persona che è anche più vecchia di lei, cioè, mi ha insegnato queste cose, poi io ho fatto degli aggiustamenti, perché lui vive in Liguria, noi viviamo in Emilia Romagna, il clima è diverso, si può trovare su una cassetta, lui si intrumbolete, ma devo provare, ho visto un po', funziona. Ma quindi io volevo appunto fare questa esperienza per vedere, quindi il mio progetto non è così estremo, perché devo dire la verità, va bene vivere così, però alla lunga magari, visto che comunque non siamo nati in un'epoca dove queste cose, cioè comunque siamo stati un po' abituati a queste cose e non è così necessario togliersi certi piaceri come avere l'acqua calda d'inverno, cioè fuori tutto il tempo devi stare ancora al freddo, oppure non tiravi affatto perché alla fine non tiravi, perché se devi portare l'acqua freddo alla fine tiravi molto di meno, tutto un meccanismo, però capisci veramente l'importanza delle cose, arrivato a casa prendo l'acqua, mi sembrava di essere, non so, mi sentivo a disagio, come se fosse un lusso che non potevo, che mi era stato regalato così, che non mi meritavo, perché l'altro era abituato che non era ascoltato. Cose così, sono delle grandi esperienze che ti cambiano. E bisogna viverle anche a livello pratico, come il discorso che mi ha fatto stasera. Cioè, potevo continuare, ma adesso voglio che sia una cosa più tranquilla. È un discorso lungo che continua, però le cose principali le abbiamo analizzate. Spero che le abbia fatto bene. Cioè, questo è il mio punto di vista, ma questi autori che vanno alla radice del problema, che sta alla base di questa cosa dei Green Pass. Che è stato un cambiamento di un'era, è iniziata l'era della tecnologia, l'era del consumo, quella lì. Che sarà, mi auguro che non sia un'altra idea millenaria, cioè un'altra era millenaria come è stata quella della Chiesa, però secondo me bisogna fare le bolle, varie bolle, per esempio l'Italia dovrebbe nascere varie bolle di libertà in questa maniera qui, infatti il mio progetto, per esempio, ce ne hanno già altri un po' come il mio, da cui ho preso ispirazione, e altri prendono ispirazione dal mio, vengono sempre persone, a parte che adesso farò anche un open day che vengono a visitarmi, sabato prossimo, perché devono essere tante bolle di autenticità in tutta Italia, in modo tale che chiunque abbia la capacità di capire possa poter agire, perché altrimenti capire basta è perso. Io penso che la tua funzione, la funzione come gente come te, o quello che hai appena detto, bolle e quant'altro, siano abbiano una funzione pionieristica, facciano un po' da pionieri, apri pista, per quando magari arriverà molta più gente, perché sarà costretta piuttosto che non, senza dover dire proprio cosa, e voi sarete già abbastanza avanti, riuscirete a gestire la gente e dire, guarda, ci sarebbe già questo da fare, questo da aumentare, perché Pasolini diceva. Adesso può sembrarvi strano perché magari ancora alcune cose sono visibili, cioè se comunque riesce a vivere. Io per esempio già in città, questa sera non riesco a vivere, sono fatto così. La città io non riesco a. Però diceva Pasolini che lui vedeva l'inferno, cioè diceva negli anni 60, a Calvino gli diceva. Perché Calvino gli diceva, ma tu Pasolini eri in piaggio, l'Italia che non esiste più. L'Italia è niente. E lui diceva, no, tu non hai capito niente, io non rimpiango l'Italia. L'Italia è borghese, è manipolata. Io rimpiango l'essere umano autentico, diceva, perché io vedo un inferno, cioè io, magari tu non mi crederai, ma io vedo un inferno, perché questo l'ho visto, ci sono stato un po', che voi non avete idea, ma sta salendo, e vedo molto oltre, non voglio sembrare pessimista, questo inferno sta salendo, lui diceva così, non ho mai definito che cos'è questo inferno, però lui diceva il potere, lui, ma che piacere, cos'è il potere? Lui non lo so neanche lui, diceva. È un meccanismo impersonale, anonimo, sovranazionale, globalizzato, non si sa se sono tante persone che lo gestiscono, se ci sono gli Stati Uniti piuttosto che gli ebrei, comunque, chiamatelo come volete, però è molto diffuso, è messo in tanti puntini, poi non si sa se c'è un coordinamento centrale o no. Fatto sta che è gestito in quella maniera qua e non si riesce a sconfiggere, mentre una volta si capiva che era il monarca, cioè in Francia era il monarca, quando andavi là venivano le italiani, ti ribellavi, o il papa, non è più così, infatti nessuno può più ribellarsi perché qualcosa è diventato così astratto. La macchina, la tecnologia l'ha astrattizzato un po' di più e quindi siamo dentro. Poi hanno tutto atomizzato tutto. Sì, perché ognuno col suo social network a fare il suo lavoro, a pensare alla sua famiglia. Pasolini diceva, la famiglia è in realtà il problema di tutto.
perché diceva dalla famiglia nascono le cose più belle dell'umanità. La famiglia è il covo delle cose più belle dell'umanità, ma anche delle peggiori, perché tutto nasce, per esempio, mi viene in mente Hitler, tutto nasce dal rapporto padre figlio, madre figlio, cioè per esempio Hitler, no? E alla fine è lei che una persona, no? Ed è un rapporto nella famiglia, possono nascere le cose più belle ma anche le più brutte, ed è tutto lì nella famiglia, no? Perché già lì c'è l'autorità, il padre che può essere, poi se il padre fa il figlio, il valore che dai una persona alla sì, poi se il padre fa il figlio perché è conforme così, perché cioè mi fanno così, no? Senza pensare a come lo dovrò istruire, che società sì, lo fanno così perché vieno per errore. Capisci che scuola c'è requisiti, c'è chi dice che l'ha voluto, chi no, però. Sì, appunto, quindi capisci se uno lo fa così per errore eccetera, capisci che poi dopo sarà, questo rapporto sarà tutto, e quindi di conseguenza si creano problemi. Cioè alla fine Hitler era un represso, era uno che non ha avuto un rapporto adatto con cioè, suo padre, insomma i problemi nascono lì, alla fine non so, Draghi potrebbe essere anche uno così, cioè così. Comunque lui, i politici di oggi, cioè dell'epoca, li definiva come dici, come li definiva, se non so, una bella se riesci a trovare degli esteri dove definiva un sal, diceva non vivono, saltellano burratti niscami. Infatti Draghi è un burattino, sappiamo di molto evidente, cioè saltellano burratti niscami, burattinamente, non so come dire, così. Ma infatti la questione della guerra penso che c'è senso che non puoi dare nemmeno la colpa a loro, sì, perché c'è qualcosa di dietro. Cioè, l'Arabia Saudita, se uccidi loro, è un falso. Sì. L'Arabia Saudita ha fatto un sacco di attentati negli Stati Uniti. Ma perché gli Stati Uniti non hanno fatto guerra all'Arabia Saudita? Torri Gemelli ha fatto la questione. Perché? Perché l'Arabia Saudita c'è il petrolio. Allora, e se la sono presa, hanno inventato il terrorismo che era l'Iraq, l'Iran, adesso è diventato che delle leggi più restrittive per controllare la la Russia è un paese fascista, modo suo. È un paese fascista, però, mentre tutti gli altri paesi hanno pagato per i crimini, l'America è l'unico che ammazza, cioè l'Afghan, cioè nessuno, chi è che fa un processo in Norimberga d'America? Nessuno. Cioè, e se voi guardate, la guerra fredda non è mai finita perché la NATO è andata avanti, cioè la Russia è rimasta dov'è? L'unica che ha avuto, cioè che è andata avanti, è stata la NATO. Adesso la Russia, benché sia fascista, magari culturalmente diversa da noi, perché noi siamo stati manipolati dall'America, ci sentiamo più simili all'America, ma in realtà è l'ultimo baluardo che c'è contro l'America. Cioè, che ci piaccia o no, l'Ucraina, quando l'Ucraina si è gasato, perché l'America le ha dato le armi nucleari, pensa di... Noi ci siamo detto, noi coglioni abbiamo dato l'appoggio all'Ucraina, abbiamo l'appoggio all'America. Ma la Russia non si sa che armi ha, non si sa niente della Russia, può essere potentissimo, può succedere un casino che non immaginiamo neanche. E quel coglione lì che è un comico che ci gioca, noi non possiamo fare niente. Perché i nostri politici del cazzo, Draghi, non so, pagato da chi gli avrà andato l'America. Comunque la NATO, che cioè, nel senso, un paese che ha una mentalità, e tutto il mondo intorno a te se ne ha un'altra, ti metti l'arma nucleare lì, avrai dei diritti di che ci piaccia o no. Invece noi, se fossimo, avessimo fatto un patto con la Russia per il gas, l'Europa, se invece di essere il cane al guinzaglio dell'America, l'Europa, se fosse alleata con la Russia, avrebbero fatto un bel continuo da tenere l'America un po', ci fa il culo uguale, però da far capire, noi ci sentiamo verso questa, qualcosa avrebbe valso magari, invece l'Europa è proprio il cane al guinzaglio dell'America, come Draghi, qualsiasi cosa scelta. Basta, questo è il discorso. Non parliamo dell'euro. Non parliamo dell'euro. Cioè, stiamo del tema. Che... No, però è così. Però noi ci siamo dentro e... Cioè, se i russi dicono i coglioni, vengono qua e ci massacrano. Non è che... Cioè, così. Non lo sappiamo neanche noi. Quando sta che succede un casino, non posso immaginare cosa succede. Il discorso è questo. Spero che vi sia piaciuto. Allora basta. Lasciamo la. Invece hai già in mente la parte pratica come farlo. Ma io la sto pensare la cena da centrale. Ah no, no, che la partita comporta dalla. Ma sono grida agricola perché. Dove ci dai? Allora, sono tutti terreni, uno fa notare di quello. E uno ha pagazzato di quello. 10 anni o 10 anni? 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 10
Io lo sono io a mezz'ora, ma qua sarà 40-50 minuti. Adesso mi portare in invece Bozzano a mezz'ora. No, io sono altro, però ho anche la facoltà medicinale. Ci vediamo fare con il telecassone. Sul primo telecam sono 150 però in realtà è una buona lì più che tutti la nostra età, cioè il massimo che ha 35 anni. Diciamo, facciamo l'orto in comune perché il nostro scopo è fare autosufficienza, anche insegnare la propria arte, fare l'orto in comune per l'autosufficienza perché dobbiamo farci il cibo, tutto il cibo. E poi su cui si vede in modo tale che non posso farsi c'è una cassa comune per la casa e io la metto sicuro perché porta a casa cibo e sa come mangiare e quello che non si vede e si tiene un po' per il progetto comune un po' per sicuro perché adesso all'inizio serve che il singolo che faccia sulla oretta parte, però l'obiettivo finale è riuscire a arrivare al livello. Però bisogna togliere tutti i tipi di manipolazione, quindi. È una forte, non mi piace. No, ma ci sono altri. Ma potrebbe far soffrire perché quando ti schianti con le regole anche della natura. Lei dalla Puglia mi ha scritto perché credeva in questa cosa, se non tanto lei la sa fidanzare. Fantastico, che bello! Contento per loro! Bellissimo, che bello! Ma te l'aveva scritto proprio! Perché c'ho un canale YouTube? Arriva sono 26 anni, la penso come cazzo tutto, voglio fare qualcosa, non ne posso più, non riesco a trovarti dove sei, dimmi tu! Io l'avevo cagato, ho detto questa qua è magari un account fake, e dopo lei invece su Facebook ancora! Ne valsa la pena però allora! Fantastico, ma non mi aspettavo. Cioè, uno parte senza anche l'aspettativa. Non ci si può provare a fare. Esatto. No, ma io non me la sarei mai aspettata. Successo così. Ero vittima. Ho scelto tutto io. Però non potevo fare diversamente perché la mia natura era quella. Era spontaneo. Io sono partito, 30 ore l'ho dormito per andare alla fretta. Era una cosa di infatti, secondo me, quanti anni è durissimo. Ah beh, sì. Chiamo già il non si chiama già come si chiama il va bene, comunque è stato beh, dopo è venuto a fare DJ alla Francia bravo. Che non ti vuole, che è la difficoltà. Perché tu mi hai detto devi fare il DJ sabato, ma sabato non andare da lei. Dopo invece ho fatto le notti corso, da presa da lei. Ah, quando... quello è vero. Basta, io... bravo, cazzo! Ha distrutto il quaderno. Quando parlo non penso quello che sto facendo. Però dopo bisogna farlo in pratica. Beh, è una cosa migliore. Però se volete.